Ciao a tutti, oggi sono qua per fare una nuova recensione scelta da voi. Infatti sul gruppo Facebook Cibis The Winnie, che trovate qua sotto in descrizione, vi avevo chiesto quale fumetto fra quattro proposte volevate vedere qua sul canale in una recensione. Il titolo che avete scelto per questa volta è L'età della convivenza, volume 1 di Kazuo Kamimura. Questo fumetto è il primo di tre, edito qua in Italia dalla J-Pop al prezzo di 18 euro ed è un bel mattoncino. Questa storia parla di Kyoko e Jiro, due ragazzi di 21 e 23 anni che si conoscono e decidono subito di andare a vivere insieme. La storia è ambientata in Giappone negli anni 60, un periodo in cui coppie del genere, quindi non sposate, che convivevano, non erano proprio ben viste e quindi loro dovranno far fronte a una serie di problemi legati alla loro storia d'amore. Date queste premesse, io mi aspettavo una lettura incentrata interamente su una storia d'amore, sull'amore, su come vivono due ragazzi così giovani negli anni 70 in Giappone. In realtà questo fumetto nasconde molto, ma molto di più. La loro storia d'amore è sì il centro attorno a cui si muove tutto all'interno di quest'opera, però l'autore sfrutta questa cosa per parlare anche di tantissime altre tematiche importanti che lo erano sia allora negli anni 70, ma che io ho trovato molto attuali. La cosa che sicuramente mi ha colpito di più è il modo in cui l'autore riesce a parlare di temi molto difficili e delicati in maniera d'impatto forte, senza però cadere nell'eccesso. Per farvi un esempio, in quest'opera si parla comunque anche di suicidio, di maltrattamenti sulle donne, il modo in cui venivano sfruttate all'interno della casa. C'è una grandissima componente, diciamo, violenta, che però non sfocia mai in qualcosa di troppo aggressivo, troppo sanguinolento. È comunque ben dosata, però allo stesso tempo è d'impatto, colpisce. Io personalmente sono rimasta un po' scioccata in alcuni punti perché era veramente forte. Il manga è diviso in tanti piccoli capitoli che ci permettono di conoscere sia i personaggi nella loro individualità, quindi come persone a sé stanti al di là della loro relazione, sia di scoprire qualcosa di più sulla loro relazione, come è nata, come si sono conosciuti, che cosa pensano l'uno dell'altra, ma anche ci permette di vedere quello che sta attorno a loro. Quindi spesso vengono inserite delle storie, ad esempio, di vicini, ma anche di semplici sconosciuti, che vengono sfruttate dall'autore per sollevare delle questioni esterne, diciamo, alla storia d'amore e che servono ad inquadrare un po' meglio sia il periodo storico che il tipo di società in cui sono inseriti questi personaggi. Ed è una cosa per me molto interessante perché permette di conoscere un po' meglio un paese lontano che spesso ci viene definito come perfetto. Il Giappone che ci viene presentato in quest'opera è un mix fra una città corrotta, piena di criminalità, abusi, soprattutto nelle famiglie, ma è anche una città piena di giovani, di vitalità, di voglia di fare. In generale, questo fumetto è veramente molto forte, molto d'impatto. Io spesso durante la lettura mi sono dovuta fermare perché mi sentivo sovraccaricata di informazioni, di riflessioni, di pensieri e cadevo un po' nella tristezza perché è un'opera, non dico principalmente triste, però comunque solleva delle problematiche che ti fanno riflettere, che non ti lasciano indifferente. Nonostante tutti gli sforzi e sacrifici che fanno questi ragazzi per stare insieme, per essere felici, non c'è una felicità certa, non è scontato essere felici, essere sereni, non c'è una soluzione a tutti i problemi, quindi è una storia veramente molto travagliata. C'è una frase in particolare che si ripete all'interno della storia che secondo me è veramente molto significativa e che voglio quindi leggervi. L'amore è sempre pieno di errori. Se c'è bellezza nell'amore, lo si deve agli errori commessi da un uomo e una donna. Se l'amore finisce sempre tra le lacrime, è perché fin dall'inizio ne è stato la dimora. Oltre a parlare della società giapponese, si parla molto nello specifico della condizione della donna in Giappone negli anni 70, del modo in cui venivano trattate sul posto di lavoro, a casa, non solo come venivano viste, ma anche come loro percepivano se stesse, la paura di non riuscirsi a sposare, la paura di avere un figlio, di deludere le aspettative della famiglia, ma anche del proprio partner. Insomma, si indaga veramente molto all'interno della psiche di una donna e io da donna mi sono rivista veramente tanto. L'ho trovata una cosa ben costruita e introspettiva. Kyoko è una ragazza molto giovane che ha grandi aspirazioni anche per quanto riguarda il lavoro, un po' uno spirito libero e vive veramente appieno la sua storia d'amore. La sua storia d'amore è tutt'altro che semplice o felice. È una storia d'amore, secondo me, veramente molto reale perché si basa comunque su problematiche quotidiane, su piccoli gesti della vita insieme. Questi due ragazzi sono andati a vivere insieme da subito, quindi non si conoscevano molto
molto e è difficile comunque vivere con una persona che non si conosce, doverla conoscere poco alla volta, portare pazienza, cercare un equilibrio. L'ho trovata una cosa quindi molto vera e allo stesso tempo tenera ma anche struggente. Una cosa che spesso mi spiazzava all'interno della storia è che il più delle volte i due ragazzi, per trovare una soluzione ai loro problemi, per venirsi incontro, per fare pace, ricorrevano al contatto fisico, al sesso, quasi sempre, come se fosse il loro unico punto di incontro, come fosse l'unica cosa che li legasse. E questo, secondo me, a un certo punto della storia inizia a pesare, non tanto per chi legge, ma proprio per i personaggi, cioè si sente che serve qualcosa di più, che una relazione non si può basare esclusivamente su quello. Però questo significa anche cambiare, crescere, ed è una cosa che spaventa. Lo stile di disegno è classico, le tavole sono in bianco e nero, i personaggi li ho trovati bellissimi, perché oltre ad essere oggettivamente ed esteticamente molto belli, riescono veramente a comunicare tanto, nonostante alcuni personaggi si assomiglino in volto. Penso che siano veramente molto comunicativi ed è uno dei punti forti, secondo me, di quest'opera, come il fatto di alternare scene in cui i personaggi, le persone sono i veri e propri protagonisti, tavole un po' più artistiche e astratte. Si alternano poi delle tavole che riguardano la città, quindi si è anche in grado di scoprire qualcosa di più sul Giappone, di vedere con i propri occhi gli ambienti in cui vivono questi personaggi. È un'opera che fa veramente riflettere, anche se non conoscete il Giappone, anche se non vi appassiona particolarmente, penso che sia comunque una lettura molto valida, perché tratta delle tematiche molto attuali e in cui bene o male chiunque si può vedere. Si parla comunque di amore, una delle cose più belle ma anche difficili al mondo, e penso che la scelta dell'autore di incentrare tutto sì sulla storia d'amore ma di collegarvi anche tantissime altre realtà differenti sia stata una scelta veramente vincente. È una storia veramente corposa e completa, secondo me, perché parla di tantissime cose diverse in una maniera diretta, però senza essere troppo brutale. È in grado di far riflettere su alcune tematiche, di criticare in parte la società giapponese senza essere troppo pesante. Questo, come dicevo all'inizio, è il primo volume di tre, il secondo è già uscito, quindi non vedo l'ora di recuperarlo, perché sono molto curiosa di vedere come evolverà questa storia d'amore e soprattutto che cos'altro ci riserverà l'autore. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete già letto questo manga, se vi incuriosisce o meno, se avete letto qualcosa di simile. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!